Nel Vangelo di oggi preso da Giovanni al capitolo 8, dal versetto 31 e seguenti, leggiamo: Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Nel dialogo con Gesù, i giudei si proclamano persone libere e figli di Abramo e si protestano di non essere stati mai schiavi di nessuno. Per Gesù la libertà e la schiavitù sono di ordine morale, mentre i suoi interlocutori intendono questi termini in chiave politica. Gesù parla della schiavitù e della libertà morale in relazione al peccato. Egli insegna che la vera schiavitù è quella di ordine religioso. È schiavo chi fa il peccato, ossia chi si ostina a non credere. Appartenere a Gesù significa permettere alla sua parola di diventare vita in noi e anima della nostra libertà. Solo lui, che è la libertà in persona, può renderci liberi. Se continueremo a pensare che possiamo liberarci da soli, resteremo imprigionati. Tante volte ci accorgiamo che ci sono cose che ci rendono schiavi. Pensiamo di affrontarle solo con la nostra volontà e le nostre forze e i fallimenti purtroppo sono evidenti. Accogliere Gesù nella nostra vita significa lasciare che sia Lui a darci una vera liberazione, non con un atto di magia, ma con la misteriosa e concreta forza del Suo amore. Infatti, quando permettiamo al Suo amore di attraversare il nostro cuore, allora agisce in noi una forza più grande della nostra e una volontà più forte della nostra e sperimentiamo di essere liberi da per essere liberi per. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.